Casucci, la Lega critica l'operato del comune in questo frangente di emergenza neve. Perché? Direi che il piano di emergenza del comune di Cortona, che non ha assolutamente funzionato, corrisponde specularmente alla concezione del centro storico che i nostri amministratori dimostrano di avere anche nel predisporre la nuova ZTL. Attenzione quasi esclusiva per la cosiddetta zona rossa, poca o nessuna cura per le zone cosiddette marginali, che poi marginali non sono perché vi pulsa il cuore della cittadinanza, come vicoli interni e come potete vedere anche nella nostra porta colonia. E per la Lega c'è stata anche scarsa organizzazione nella gestione dei volontari arrivati in aiuto al comune. Da quello che ci risulta non era praticamente studiato un piano di emergenza, tant'è vero che quando sono arrivati non avevano delle direttive ben precise e i membri dei volontari erano assolutamente disorientati, non sapevano cosa fare fino a quando loro stessi non hanno proposto delle forme di intervento più incisive. Secondo lei non ha funzionato nemmeno il servizio pubblico? Quali sono le contestazioni che avete mosso? Direi che è assolutamente ingiustificato che per 4 giorni non siano arrivati i mezzi pubblici a Cortona, al centro storico. E chiediamo all'amministrazione se è vero quello che ci hanno detto i pendolari, che l'azienda ha risposto loro che garantiva la possibilità di arrivare fino allo Spirito Santo, però chiedeva in cambio un servizio dei vigili affinché potessero essere aiutati i conducenti nel fare manovra. Cosa servizio da parte dei vigili urbani che non è stato garantito? Noi facciamo questa domanda all'amministrazione, se ciò è vero.